Si riprende bene l'SD Valdiano dopo l'amara sconfitta di domenica scorsa contro la Gifonese, un risultato tennistico contro la formazione di mister Avellino. Basta i teggianesi per riprendere fiducia e feeling con il gol e pensare già al prossimo delicato match interno contro il Real Pontecagnano. La compagine di mister Vastola, priva degli squalificati Spinelli e Cavallo, si affida alle ripartenze di Costanzo e ai lanci a scavalcare di Salvitelli, mentre la squadra di mister Avellino si limita nel contenere con un buon reparto arretrato le offensive avversarie. Bisogna attendere il 19esimo per il primo timbro della gara. Verticalizzazione aerea per il bomber Costanzo, che si libera bene di un avversario e calcia con decisione verso Vaccaro, che non riesce a deviare il preciso sinistro. Gol meritato per l'ariete di Atena Lucana dopo un lungo digiuno. I due principati non reagiscono subito, ma trovano un insperato pareggio sugli sviluppi di un innocuo calcio di punizione di Giliberti dalla metà campo. Tordo non è sicuramente presente nell'uscita verso la palla e la paternità del gol può considerarsi condivisa. La paura per l'altra giornata nera dura poco però, perché Mattia Costanzo al 35esimo si ripresenta in contropiede davanti a Vaccaro e lo batte centralmente per la seconda volta, 2-1 al termine del primo tempo. La ripresa inizia subito sui colori della SD Valdiano, che dopo due giri di lancetta infierisce per la terza volta con la bella rete di Matteo Montera, preciso nella sua conclusione di sinistro dal limite dell'area, che non lascia scampo a Vaccaro. Al settimo si palesa un'occasionissima per Mattia Costanzo, che dopo aver rubato palla agli avversari si ritrova tu per tu contro Vaccaro, ma è reattivo il portiere nel deviare distinto il sinistro destinato a rete sicura. Costanzo lascia il terreno a Morea e anche per il Barese c'è gloria al 28esimo. Di Spirito assegna la massima punizione per fallo di mano in area e il numero 18 imita Pirlo agli europei realizzando dal dischetto con un bel cucchiaio. Neanche il tempo di rimettere la palla in gioco e per gli atleti di mister Avellino arriva anche il quinto gol in passivo, questa volta con la fortunata conclusione di Farano che trova la marcatura al 29esimo grazie ad una deviazione. Chiude il tabellino del match la doppietta di Morea, che nell'ultimo minuto di recupero se ne va in contropiede e beffa Vaccaro in uscita con un pallonetto diretto in porta. Siamo con Carmine Cardinale, presidente dell'SD Valdiano, e il dirigente Antonio Morena. Una prima domanda al presidente Cardinale: oggi una vittoria piuttosto facile contro i due principati, ma qualche rammarico per le occasioni nelle scorse uscite da parte dell'SD Valdiano? Non direi una vittoria facile, dovuta non tanto agli avversari, perché sommariamente io posso dire che gli avversari sono stati abbastanza bravi, hanno dimostrato velocità, hanno dimostrato tanta qualità pure di gioco, onestamente. Io posso semplicemente dire che la nostra squadra si è dimostrata vincente perché ha dimostrato carattere, perché ha svolto un bel gioco, onestamente, palla a terra, ho visto e quant'altro. E se giochiamo sempre così, secondo me abbiamo un buon prosieguo di campionato e possiamo sperare a qualcosa di importante. Sì, è vero quello che hai detto, sinceramente sono state deludenti le due partite che hanno preceduto questa, onestamente. Forse non abbiamo avuto lo stesso carattere, però tutto sommato le qualità, le caratteristiche, la tecnica e quant'altro, insomma, l'abbiamo dimostrato quest'oggi. Lo sta dimostrato il risultato 6-1, che sinceramente io non ricordo una vittoria così schiacciante contro avversari che tutto sommato non sono i peggi sicuramente del campionato, e quindi il grosso merito ai ragazzi e a tutti quanti e a tutto lo staff. Una domanda anche a Morena: Picciola che è stata raggiunta con questa vittoria e il Faiano che nonostante qualche rinforzo ha iniziato a cedere in qualche match, c'è quindi la possibilità e quanto ci crede l'SD Valdiano in questa vittoria? Allora, la SD ci crede abbastanza, l'importante è che i ragazzi dimostrino il loro effettivo valore che hanno. Purtroppo ci è capitato qualche piccolo indoppo, ci può stare, come ci sta per il Faiano, ci sta anche per noi. Speriamo che i ragazzi continuino così e dimostrino effettivamente il loro valore sul campo, non sulla carta. Mister, oggi un 6-1, un risultato tennistico alla fine di questo match contro i due principati, già si pensa alla prossima partita, è un match importante anche quello,
qualche, forse qualche rammarico, qualche diciamo, delusione, per sì, un passo falso per questi risultati contro la Gifonese e con il pareggio nell'ultima giornata di andata contro l'Inter Casali. Ma con l'Inter Casali diciamo che ci poteva anche stare, per come si era messa la partita. Avevamo avuto 2-3 occasioni per andare in vantaggio, poi abbiamo subito l'espulsione di Onnembo e quindi abbiamo giocato in 10. Allo stesso modo abbiamo avuto 2 occasioni per chiudere la partita con Morea e con Santucci, non l'abbiamo fatto. Diciamo che quello non è proprio un rammarico, il rammarico è quello di Gifoni, in quanto stavamo in vantaggio non avevamo mai subito una pressione, un tiro in porta da parte loro. Su un calcio d'angolo abbiamo subito un rigore e un assist sbagliato da parte nostra, abbiamo concesso la palla all'attaccante e loro hanno fatto gol. Purtroppo il calcio è questo e bisogna accettarlo. L'importante però era oggi reagire subito in modo forte, al di là del punteggio che non mi interessa più di tanto, ma l'importante è esserci stato come squadra, come presenza, come aggressività, come convinzione, come voglia, e penso questo sia stata una buona risposta a tutte queste settimane. Il suo portiere titolare Dario Serra ha subito un infortunio e quindi non sarà disponibile per un po' di tempo. Lei ha fatto entrare Elia Tordo, che si è reso protagonista dell'unico gol subito dall'ST di Valdiano in questa partita. Sì, è un infortunio che purtroppo ci sta quando praticamente giochi poco e vieni da qualche anno pure che ha fatto sempre solo magari panchina. Andare in porta non è la stessa cosa di allenarsi durante la settimana, c'è più tensione, c'è più pressione. Sono situazioni di gioco che possono capitare, come capita l'infortunio di sbagliare un rigore o di sbagliare una palla col davanti, possono capitare anche ai portieri. Ricordiamoci qualche episodio che è capitato al portiere nazionale che è Buffon, quindi va comunque la mia stima, la mia massima convinzione di avere un portiere adatto a questa categoria. Poi eventualmente vedremo che Dario Serra ne avrà per le lunghe, cercheremo eventualmente anche un'alternativa, ma per avere ancora più risorse da impiegare in questo contesto di campionato. Come sta vedendo il suo reparto di attacco? Oggi sono 6 gol quelli realizzati, un AS di Valdiano che in queste uscite ha presentato forse un poca incisività in avanti, oggi si è resa protagonista di 6 gol. Diciamo che oggi abbiamo fatto qualcuno in più rispetto alle altre partite. Mi interessa poco il punteggio, mi interessa sicuramente chiudere le partite, perché questo è capitato anche a Gifoni. Sull'1-0 abbiamo avuto 2-3 palle per chiudere la partita, non c'è riuscito, e tu sai che sull'1-0 fino alla fine rischi sempre un qualcosa, vedi una palla inattiva, vedi qualche episodio sfavorevole e poi ti condanna. Era importante per Mattia Costanzo, che è ritornato al gol dopo tanto tempo, era importante per lo stesso Morea, che è rientrato dopo vari pezzetti di partita e ha trovato anche lui i 2 gol. Ma al di là del punteggio sono contento della prestazione che ha offerto la squadra, mi è piaciuto vederli all'opera contro una squadra che, ripeto, all'inizio era difficile perché venivano da 4 vittorie consecutive, era una squadra molto in forma, giovane sicuramente, ma è comunque venuta a giocarsela a viso aperto cercando anche di alzare il baricentro e ha pagato forse questa situazione in alcune nostre ripartenze da parte di Costanzo.